Allora, ciao. Fra, ma perché continui ad operare nella ristorazione? Così mi è stato chiesto. E io ho risposto, anche se Galateo dice che non si dovrebbe fare, ho risposto con la mia domanda, perché me lo chiedi? E dall'altra parte la persona mi dice, perché vedo sempre i tuoi video, ci sono un sacco di magagne, la ristorazione, sono problemi a destra e a sinistra, ma tu perché ci resti? E io ci ho riflettuto un po'. Perché ci resto? Poi sono andato a guardarmi un po' di video e niente, intendo. Ho guardato l'elenco. Principalmente. Allora, io nella ristorazione ci sono nato. Avevo 16 anni e mezzo, 17 non erano ancora fatti. Facevo ufficialmente il lavapiatti, in pratica di tutto. E poi in realtà, dopo 2 giorni, il titolare di quel ristorante pizzeria aveva anche smesso di farmi lavare i piatti, mi faceva fare tutt'altro. Stavo persino alla cassa, non avevo 17 anni, però incassavo. Ho fatto il cameriere in quel locale, il barista, facevo le colazioni, l'aiuto pizzaiolo, qua, non tutta serie, a seconda dei turni. Poi per tantissimi anni me ne andai e feci tutt'altro. E un giorno tornai alla ristorazione. E ormai è un bel po' che ci sono dentro. Allora, video lungo. Sedete. È un video che non vuole essere uno sproloquio, quindi un po' alla volta darò una serie di informazioni, però non le concentro tutte all'inizio. Dici perché? Perché sono cose che vanno elaborate. E cominciamo col dire questa cosa. I ristoranti che funzionano meravigliosamente, ce ne sono tanti. Di ristoranti, tra virgolette, seri, ce ne sono tanti. Di ristoranti dove se io entro trovo qualche pelo nell'uovo qua e là, ma in generale io come voto gli darei 9, ce ne sono tanti. Di ristoranti dove il personale non viene sfruttato, ce ne sono tanti e riescono ad andare avanti. Di ristoranti dove si rispetta una certa etica e non si considera il cliente solo come un pollo da spennare, ce ne sono tanti. Di ristoranti dove si fanno 40 ore alla settimana, ce ne sono tanti. Adesso io sto parlando di ristoranti, ma guardate, vediamo da 360 gradi: bar, trattorie, pizzerie, bistrò, mense, self-service. Facciamone un grande gruppo e io lo chiamo ristorante, così per non star tutte le volte a dire bar, eccetera. Non ci credete? Io me lo sento dire di continuo. Ma io se i dipendenti non hanno passione e non sono disposti a lavorare alle condizioni che dico io, non li voglio. Guardate, questa affermazione non so neanche io quante volte me la sono sentita fare. Poi la stessa persona aggiungeva, ah, non trovo personale. E beh, certo, se stai cercando gli schiavi, quelli non li trovo. Dici, vabbè, Francesco, ma fanno tutti così? No, non è vero. Ecco, voglio essere positivo. Ho voglia di dare una speranza a chi cerca lavoro nella ristorazione. Ci sono ristoranti dove il personale viene pagato secondo la legge, assunto regolarmente col contratto collettivo nazionale del lavoro,
e fa 40 ore. E quel ristorante non fallisce il mese dopo o l'anno dopo. Ristoranti così vanno avanti 20 anni. Funzionano, si vede che si può fare. Non ci credete? Contattatemi e vi do l'elenco. Vi do l'elenco perché? Perché un bel po' li conosco e poi chissà quanti ce ne sono che io non conosco. Naturalmente a volte serve imparare a riconoscere. Ecco, tu che decidi di presentarti a un colloquio per l'assunzione in un ristorante, devi sapere cosa guardare per capire se questo è un ristorante in questa categoria oppure no. Io dico sempre, ho un servizio gratuito, quindi non sto tentando di venderti niente, che ti consente di trovare lavoro serio, è gratuito, usalo, e così ti spiego. Va bene, marchetta seppur a servizio gratuito, andiamo avanti. Questo come principio però va anche dall'altra parte, cioè a volte sento ristoratori che mi dicono ma non è possibile, ma non è vero che non è possibile, perché? Perché ti presento i tuoi colleghi che l'hanno reso possibile. Se tu parli con il titolare di questi ristoranti, ti diranno che ci stanno riuscendo, che funzionano. Adesso io non voglio pensare alla malafede. Però se tu non ci riesci, magari non sei in malafede, ma semplicemente stai sbagliando qualcosa. Oppure hai improntato il tuo modello di business in un certo modo ed è il modello di business che va cambiato. Allora, si può fare. Nella ristorazione la luce c'è, il tunnel è lungo, ma la luce si vede e camminando, facendo i passi giusti, ci si può arrivare. Di cose belle ce ne sono tante. E concentriamoci a volte sulle cose belle. Sul ristorante, bar, trattoria, bistro, self-service, pizzeria, eccetera, eccetera, che lavora così. Mi piace pensare che tra voi che mi ascoltate in questo momento, che mi vedete, ci sia qualcuno che ha desiderio di avere un ristorante fatto così. Perché? Perché chi vuole avere un ristorante fatto così può farlo. Perché? L'evidenza ci dice che ce ne sono altri. Poi è vero che a volte si fanno 60 ore alla settimana, però guardate, un ristorante può essere avviato sin dall'inizio, e questo che a volte purtroppo è lo scoglio su cui si inceppa, si incastra il tutto. Il ristorante può essere impostato sin dall'inizio per far sì che persino il titolare lavori 40 ore alla settimana, però deve essere impostato sin dall'inizio, e questo è un problema. Invece molti ristoranti partono con una serie di persone che fanno tutto, un massacro di lavoro, riescono anche a farlo funzionare, spesso sono ristoranti che vanno bene, ma ormai non li cambi più, ormai l'organizzazione è quella, non puoi più tornare indietro. Il ristorante andava sin dall'inizio progettato per funzionare in un certo modo. Impossibile, va bene. Allora, ti do un elenco di ristoranti dove il personale fa 40 ore, il titolare pure. Il titolare riesce a stare 2 giorni a casa e il ristorante va avanti lo stesso. Ma il punto è che quel titolare del ristorante l'ha impostato così sin dall'inizio. È tutto qui. Quindi si può fare. Si può fare. Ristoranti che io ho organizzato, non è che poi ci avevano bisogno di me. I ristoranti erano organizzati in un modo che io c'ero per dare un'occhiata e poi qualche giorno non c'ero, il ristorante andava avanti lo stesso. E io conosco personalmente titolari che riescono persino ad andarsene in vacanza una settimana e il ristorante continua a funzionare. Poi magari torni e trovi un errorino, una cosa che non ti piace, così, però il ristorante non è fallito, non sono arrivate 50 recensioni negative tutte in un colpo solo, nessuno si è fatto male, non si è bruciata la cucina e così via. Però deve essere strutturato in un certo modo sin dall'inizio, e questo è il punto. Quindi se tra voi
qualcuno vuole aprire un'attività di qualunque genere e ha desiderio di dirci, ma io voglio aprire questa attività, però non farmi venire il cancro per quanto ci lavoro dentro. Siate positivi, si può fare. C'è chi ci è riuscito e non sono così pochi. Ce n'è un certo numero, guardate, già ne conosco io tutta una serie e poi chissà quanti non ne conosco, perché se io ne conosco 10, ce ne saranno altri 150 che io non conosco, perché non è che conosco tutti i ristoratori d'Italia. Lungi da me un'affermazione simile. Poi, la pizza margherita costa 6,50 euro. Cosa possiamo fare per portarla a 7, ma senza cambiare niente? Cioè, in sostanza, come posso spennarlo di più sto cliente? Tanti clienti, lo dico apertamente, io quando entro in quel locale mi sento un pollo da spennare. Dici, ma perché i prezzi sono alti? No, perché i prezzi non sono giustificati. Il problema non è se il prezzo è alto. Il problema è quando il prezzo è alto senza che ci sia un ritorno, senza che ci sia una motivazione. Perché se io mangio la pizza da te, e la pizza nell'altra pizzeria, gli arredi sono uguali, il servizio è uguale e la pizza è uguale, non vedo il motivo per cui da te dovrei pagarla 3 euro di più. Quindi tu la puoi far pagare 3 euro di più, ma io non mi sento un pollo da spennare se tu questi 3 euro in qualche modo me li giustifichi. Cioè se mi dici, mi fai vedere fattivamente che c'è qualcosa che giustifica il fatto che io da te la pizza margherita la mangio spendendo 9 euro e mezzo, mentre dall'altra parte la mangio spendendo 6 euro e mezzo. E la motivazione non deve essere che la tua mozzarella è migliore. Perché? Perché io le mangio tutte e due e a me sembrano uguali. Quindi ci deve essere qualcosa che si vede. Va bene. Ci sono ristoranti dove questo avviene? Sì. Perché guardate, un ristorante ben organizzato, un ristorante che ha degli accordi specifici sulle materie prime con dei fornitori di un certo tipo, riesce a guadagnare anche dando un ottimo servizio e un'ottima qualità. Quindi io ho la possibilità di guadagnare senza spennare il mio cliente. Perché? Perché il cliente mi serve. Cioè io quando spenno i clienti prima o poi smetteranno di venire perché non sono idioti. Invece questa corsa al guadagnare il più possibile a costo proprio di sei lì che lotti per ogni centesimo sul prezzo non ti porta da nessuna parte perché i clienti se ne accorgono, non sono fessi. E anche se non se ne accorgessero, per quanto mi riguarda, non mi piace lo stesso. Io sono in giro tutti i giorni, parte del mio lavoro è andare a mangiare e bere nei locali. Perché? Perché io tante cose le imparo anche sul campo, non sono solo corsi, libri, esperienze, prove, esperimenti eccetera, ma anche semplicemente girare e le imparo così. Guardate, io sono andato nella mia vita in tanti locali dove non mi sono sentito un pollo da spennare. E i locali sono ancora là, quindi vuol dire che riescono a funzionare senza spennare niente. Si può. La cosa positiva è questa, che si può. La gestione del fornitore è una delle basi di un qualunque management in qualunque settore. Cioè tu, se vuoi gestire sul serio un'attività, devi imparare a gestire i fornitori. Ma la gestione dei fornitori non è una cosa che... Ci ho letto un libro di 100 pagine e adesso sono un esperto nella gestione dei fornitori. Sono cose che vanno imparate. Vanno imparate nelle giuste sedi, con dei corsi, facendo tirocini, lavorando, facendosi insegnare da qualcuno,
Cioè, non è che siccome sono bravo a cucinare, in automatico sono anche bravo a gestire fornitori. Non è affatto così. Così come non è che perché sono bravo a gestire la sala, in automatico sono anche a gestire fornitori. Non è così affatto, perché sono mestieri specifici. Ma c'è. Ecco, questo è bello. C'è chi riesce a farlo. E quindi se c'è chi riesce a farlo, vuol dire che si può fare. Etica. Io parto da un presupposto. La ristorazione, o meglio ancora l'Horeca, è un sistema formato da una serie di parti. Ci sono i fornitori, c'è la proprietà, direttore barra titolare, c'è il personale, ci sono i clienti. Cosa intendo per sistema etico? Per sistema etico intendo che ognuno di noi ha delle esigenze che riesce a soddisfare senza prendere eccessivamente per il culo le altre parti. Ognuno tira un pochino l'acqua al proprio mulino, perché questo è giusto in un certo senso, però si rende conto che se tiro l'acqua tutta dalla mia parte e poi l'altro dall'altra parte fallisce, e io ci andrò di mezzo, perché io posso sfruttare i miei clienti quanto voglio, ma se questi smettono di venire da me perché non c'hanno più soldi, non ho vinto niente. Se un fornitore riesce a strappare i prezzi migliori al mondo al proprio al ristorante a cui vende, ma poi un giorno questo ristorante fallisce, il fornitore ci andrà di mezzo. Se il cliente continua a chiedermi sconti, 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 e io, per non dirgli no, gli faccio questi sconti, ma poi un giorno il mio locale fallisce, ci va di mezzo anche il cliente, in paese ci sarà un locale in meno. Quindi, quando parlo di etica nell'ambito del rapporto tra le varie parti di questo sistema. Cioè, ognuno di noi dovrebbe avere consapevolezza che se da una parte ha bisogno di tirare un pochino l'acqua al proprio mulino, dall'altra parte si deve rendere conto che se l'acqua la porta via a tutti, non ci sarà più bisogno del proprio mulino. Con etica cosa intendo? Un rapporto umano con i nostri fornitori, un rapporto umano con i nostri clienti, un rapporto umano con il nostro personale, un rapporto umano anche col titolare se siamo una delle altre parti. Perché? Perché non dobbiamo mai dimenticarci che alla fine in tutta questa roba qua ci sono delle persone. Perché il fornitore è un'azienda, sì, d'accordo, ma è un'azienda fatta da persone. Il cliente, non è che lo chiamo cliente, ma è una persona, un padre di famiglia, una madre di famiglia, con dei figli, con dei gruppi, con degli amici, sono persone. Il mio personale non è il personale, ma sono persone che lavorano con me, sono persone che hanno delle proprie esigenze, che hanno un affitto da pagare, che hanno... Quando io metto in crisi uno qualunque di questi nodi, e prima o poi sarò in crisi io stesso, è automatico. L'etica per me è quella cosa che mi fa dire che io non dovrei mai dimenticarmi che i piatti devono venire puliti. Io dovrei prima tenere presente che c'è una persona che lava questi piatti, che è una persona, e dovrei far sì che questa persona, lavando i piatti per me, li lavi ovviamente bene, ma senza farsi del male, avendo del tempo per fare qualcos'altro nella sua vita, eccetera, eccetera. Se al mio cliente io voglio dare un piatto pulito, però poi il cibo sopra deve essere buono, e naturalmente il cibo buono, però se il piatto non è pulito, non funziona. E dall'altra parte, se una persona non si accorge di tutto ciò, ma gli viene il mal di pancia, un giorno mi ritroverò con i NAS davanti alla porta del mio locale a bussarmi, a chiedermi cosa gli ha messo lei in quel piatto, che l'hanno portata all'ospedale e gli hanno trovato nello stomaco. Allora, questo è il motivo per cui io resto nella ristorazione. Il motivo è che fondamentalmente di cose belle ne vedo tante.
tutti i giorni. Tutti i giorni vedo ristoranti che funzionano. Tutti i giorni vedo bar con le poltroncine comode. Tutti i giorni vedo trattorie dove c'è comunque un menù. Tutti i giorni, cioè io tutti i giorni vedo cose belle. E mi dispiace il fatto che a volte sui video, quando andiamo a vedere delle cose che si potrebbero migliorare, l'unica cosa che viene fuori è che una certa cosa non funziona. Ma una certa cosa non funziona. Lo diciamo in un video per dire che sarebbe simpatico risolverle. Ci sono i modi per risolverle. Perché? Perché chi ha voluto risolvere i problemi li ha risolti. Quindi io amo la ristorazione e continuerò a fare dei video in cui dico quali sono le cose che si potrebbero sistemare, perché io sono il primo che potrebbe dare una mano a sistemare quelle cose. Perché d'altro canto io vedo cose che non funzionano, perché sto dalla parte di chi quelle cose che non funzionano poi fa qualcosa per farle funzionare. La ristorazione per me è bella. Sono contento di starci dentro, continuerò a starci dentro, è il mio lavoro, ma non è il mio lavoro perché io non potrei fare altro. Io alla ristorazione ci sono tornato volutamente, non perché costretto, e ci sto dentro volutamente, non perché costretto. E mentre sto registrando questo video, io nessuno mi sta pagando, il video lo registro perché mi va di registrarlo, perché lo pubblicherò su un canale, magari con la speranza che qualcuno guardandolo dica: ah, va bene, ma allora si può fare, e che lo faccia. E se tu che mi stai guardando in questo momento sei uno di questi, non posso che augurarti tanta fortuna, e se fai le cose fatte bene vedrai che tutto andrà come deve andare. Sento continuamente dire: ah, ma nella ristorazione non si guadagna più. Ma non è vero per niente. C'è un sacco di gente che opera nella ristorazione e si sta facendo la seconda villa e la terza villa. Quindi non è vero, ma solo rubando. Non è vero neanche questo. Ci sono operatori correttissimi, serissimi, che non rubano. Fanno i propri interessi perché questo è legittimo. Ma non rubano. Non è vero che tutti rubano. Per fortuna, aggiungo pure, che non è vero che tutti rubano. Ci lasciamo così? Lasciamoci così, con una speranza. Se si vuole, si può fare. Bisogna voler e attrezzarsi in modo corretto per poterlo fare. Ma si può. E le evidenze sono sotto i nostri occhi. Ciao.